siamo con Ispra TV, una domanda solamente, sottosegretario. Posso partire? Dunque, manifestazioni come queste, il sistema si presenta unito e compatto, interlocutore unico. Lei come vede il futuro del sistema nell'ambito della comunicazione e dell'interfaccia con il pubblico? Io dico sempre che dobbiamo affrontare le emergenze, ma adesso abbiamo le tecnologie per superarle. Perché Remtech dimostra che sono 12 anni, 300 aziende si occupano strettamente di bonifiche e vogliamo che queste aziende portino a noi la ricerca, ovviamente in stretta collaborazione con il CNR, l'ISPRA e quanti ogni giorno tutelano il nostro territorio, che ricordiamolo è il paese più bello del mondo, ma che purtroppo negli ultimi 20-30 anni ha subito di tutto. Io vengo da un territorio difficile che ho scoperto non essere soltanto il territorio campano, ma un po' di dei fuochi sparsi per il mondo, per l'Italia ci sono e cercheremo di tutelarle in tutto e per tutto. La scelta del ministro Costa, generale del Corpo Forestale dei Carabinieri, dà quella sensazione, anzi la stretta scelta di dire abbiamo scelto una persona che della difesa dell'ambiente ha fatto la propria ragione di vita. La ringrazio molto. Grazie a lei.